cambiato il clima, sono cambiate le persone. La lotta va avanti, dobbiamo stare vicino a chi combatte. Questa mattina il colonnello dei Carabinieri, Sergio De Caprio, a tutti noto come il capitano ultimo, che il 15 gennaio 1993 arrestò il capo di Cosa Nostra, Totò Riina, ha incontrato gli studenti del liceo De Bottis di Torre del Greco. Un'iniziativa fortemente voluta dalla scuola in occasione della celebrazione della 27esima giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. De Caprio ha risposto a tutte le domande e ai quesiti degli studenti. Sono fiero di aver combattuto per il mio popolo. Dobbiamo costruire una sicurezza partecipata. Colonnello De Caprio, oggi qui a Torre del Greco per parlare agli studenti del liceo De Bottis. Cosa è cambiato dall'arresto di Totò Riina? Credo che è cambiato il clima, sono cambiate le persone. Credo che la lotta va avanti. La lotta è continuità, da una parte evoluzione criminale, dall'altra evoluzione di chi pratica la lotta anticrimine. Dobbiamo stare vicino a chi combatte, dobbiamo incoraggiare gli studenti che sono i nostri figli, i nostri fratelli, a portare avanti un mondo diverso, a contrapporre alla violenza il mutuo soccorso, l'amicizia e la fratellanza, a creare una comunità discontinua rispetto a ciò che hanno fatto quelli della mia generazione e quindi opporre al dominio di tanti la fratellanza e l'amicizia e il mutuo soccorso. Com'è cambiata invece la sua vita? Ma io ho combattuto, sono fiero di aver combattuto per il mio popolo insieme a altri carabinieri, gente semplice. Adesso il mio tempo è finito, torno nel nulla da cui provengo e guardo gli altri combattere per me e sono fiero degli altri. Prima parlava di cittadinanza attiva, dunque la battaglia per la legalità non è solo quella delle forze dell'ordine. La sicurezza è dei cittadini, noi dobbiamo costruire una sicurezza partecipata che è anche cultura, che è civismo, che è cittadinanza attiva. Dobbiamo ribadire, non spiegare perché già lo sanno tutti, che nelle istituzioni si rende un servizio alla comunità, non si esercita un potere e questo servizio va ovviamente spiegato e su tutto e su tutti deve vincere sempre i diritti dei cittadini, gli esseri umani, il senso dell'umanità, altrimenti siamo un paese incivile e pratichiamo le politiche del dominio. Professore Piazza, si è appena concluso un incontro partecipato qui al liceo De Bottis in Aula Magna con il colonnello De Caprio. Perché avete voluto questa presenza nella vostra scuola? Ma abbiamo intanto trovato la disponibilità del colonnello e sapevamo che era un testimone autorevole della lotta alla mafia, perché lega la sua esperienza di carabiniere e di protagonista della lotta a un senso della collettività e del bene comune, per cui la lotta alla mafia non è un puro fatto di criminalità ma diventa un'occasione di riflessione sulla società e sui suoi valori. Tanto può fare anche la scuola. Certo. E non solo la scuola, che la scuola trasmette tramite gli studenti alle famiglie e alla società. Veramente una giornata bella, importante, con la partecipazione straordinaria dei ragazzi del liceo De Bottis. Diciamo un ringraziamento alla dirigente scolastica, alla preside Spagnuolo, alla quale in questo momento mandiamo un forte saluto, un forte abbraccio per il difficile momento che sta attraversando, e a lei che dobbiamo questa giornata, alla preside Spagnuolo, che ha coinvolto i ragazzi su una tematica particolarmente sentita. Il capitano ultimo che oggi è qui con noi, colui che ha letteralmente messo in gabbia il capo dei capi, Totò Riina. Stiamo con lui attraversando quegli anni e sta chiaramente dicendo ai ragazzi qual è il messaggio, il comportamento da seguire nella lotta di tutte le illegalità. Come combattere le illegalità su un territorio anche difficile come il nostro, partendo dalle piccole cose? Diceva il magistrato Falcone, le persone passano, bisogna far camminare le idee. Noi dobbiamo far camminare le idee. La cultura della legalità è l'elemento importante. L'amministrazione comunale di Torre del Greco
il prossimo 23, 24, 25 maggio celebrerà la legalità. È il trentennale della scomparsa dei giudici Falcone e Borsellino, dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Avremo una 3 giorni della legalità dove coinvolgeremo tutto il mondo della scuola, dove avremo una manifestazione importante in un luogo simbolo anche della nostra città e dove faremo, diciamo, il possibile per far arrivare a Torre del Greco imprenditori sotto scorta, parroci anticamorra, quanti oggi realmente con i fatti e non con le parole combattono la mafia.